Una delle implementazioni, dal mio punto di vista, più interessante nel palcoscenico delle performance max è stata l'introduzione del valore del cliente. A dire, quella metrica attraverso la quale, importando in piattaforma, soprattutto cookie di prima parte, o comunque sia andando ad analizzare quelle che sono le metriche di conversione dei clienti, è possibile stabilire quale sia il valore di un cliente acquisito. Cioè, quanto beneficio mi porta in termini di valore quel cliente nuovo? Sapete che sulle Performance Max oggi è possibile fare bidding su tutti, oppure fare bidding dividendo nuovi e esistenti, oppure si può tranquillamente dire cerca soltanto nuovi clienti. Questo tipo di implementazione sarà poi possibile piano piano per tanti tipi di campagna, probabilmente per tutti i tipi di campagna, però in questo momento ci interessa capire un attimo come Google ragiona in questa ottica. In community è stato condiviso della documentazione, come al solito NDA, che però vi vado a riassumere perché in realtà si tratta semplicemente di un calcolo. Siamo tendenzialmente portati a ritenere che il valore del cliente sia effettivamente quello che Google suggerisce. Lui mi dice: guarda, secondo me il tuo bidding, cioè il tuo potere d'asta rispetto al cliente nuovo, al cliente che vuoi acquisire, è n volte superiore rispetto a quello che hai già. Ora, da questo punto di vista, lui chiaramente che cosa fa? Si basa su dei parametri orfani, per esempio, dei cookie di prima parte. Cioè, lui calcola all'interno di quello che è il ciclo di conversione, quindi lui deve avere un hit che viene stabilito in un range temporale dato dalla conversione. Poi sapete che almeno per ora cookie search 180 giorni, cookie display 540 giorni, però lui si basa sul suo ciclo di conversione, quindi stabilisce quanto può essere il valore che quel cliente porta. In realtà questo documento condiviso contiene un calcolo che è elementare, però al quale probabilmente se non si accede, se non si conosce, difficilmente si riesce a metabolizzare e a riqualificare poi per il bidding Google. Vale a dire, immaginiamo di avere un valore di scontrino medio di 120 euro, ipotetico. Io adesso vi faccio l'esempio che hanno fatto loro, poi voi fatevi tutti gli esempi che vi pare, però basatevi su questo. Lo scontrino medio è 120 euro. Due terzi dei clienti ricomprano. Quante volte comprano? 2 volte in un anno. Quindi situazione, scenario. Scontrino medio 120 euro. Due terzi comprano più di una volta. Quante volte in media? Due. Cosa si fa? 120 per due terzi per due. Questo che cosa vuol dire? Che il valore effettivo del cliente è 160 euro. Due terzi di 120 per due. È 159 spicci, però diciamo arrotondiamo a 160 euro. Questo è estremamente importante perché non è il valore che la piattaforma mostra e che lo mostra evidentemente come palliativo, come parametro da utilizzare, ma il parametro scientifico è il calcolo che si ottiene da quanti clienti ricomprano e quindi quante volte comprano rispetto a quello che è uno scontrino medio. Buon calcolo, divertitevi, fatemi sapere.